Böhlmann, figlio di un farmacista, è stato un precoce talento musicale, tanto che venne accettato nel 1871, a soli 9 anni, alla celebre École Niedermeyer di Parigi, dove studiò con il suo direttore Gustave Lefebvre e con Eugène Gigou. Sicuramente si rivelò un allievo molto dotato. Si vinse primi premi in pianoforte, organo, contrappunto e composizione. Al termine degli studi accademici iniziò nel 1881 l'attività di organista all'organo del coro di San Vincenzo de Paoli presso Parigi, dove 6 anni più tardi divenne l'organista titolare del grande organo, incarico mantenuto fino alla prematura morte, probabilmente per tubercolosi. Poco tempo dopo, nel 1885, Böhlmann sposò Luisa, la figlia di Gustave Lefebvre, nipote di Eugène Gigou, nella cui casa la giovane coppia si trasferì. Non avendo propri figli, Gigou aveva adottato Böhlmann alla morte dei suoi genitori, insediandolo poi come docente alla sua scuola, come insegnante di organo e improvvisazione. Dopo la morte di Böhlmann e della moglie l'anno successivo, Gigou si prese carico allevando amorevolmente i loro 3 orfani, uno dei quali, Maria Luisa, morta nel 1977, divenne nota insegnante d'organo. Come allievo protetto di Gigou, viene presentato nei migliori circoli del mondo musicale parigino, dove ha modo di stringere amicizia con una diversificata platea di artisti. Divenne noto come insegnante e critico tagliente, compositore ed esecutore, dotato. Come pianista e organista ha tenuto concerti in tutta Europa. La chiesa di San Vincenzo de Paoli possiede 2 strumenti costruiti dal celebre organaro Cavaillé-Coll. Il grande organo del quale Böhlmann fu titolare dal 1887 al 97, dunque per un decennio, fu commissionato nel 1850 ed inaugurato 2 anni più tardi da Lefebure Vély-Vély. Possedeva 47 registri distribuiti su 3 manuali e pedale. Nel 1854 Cavaillé-Coll riceverà la grande medaglia d'oro per le innovazioni introdotte in quest'opera. L'École Niedermeyer vi istituirà un concorso. César Franck, Lemmens, Gounod, Franz Liszt, che ricordiamolo è stato anche parrocchiano di San Vincenzo, oltre a Vidor, lo suonarono tenendo corsi e concerti. Un importante lavoro di restauro ammodernamento viene effettuato nel 1970 dalla ditta Gonzales. Detto intervento ha sostanzialmente aggiunto alcuni registri dalla timbrica neoclassica per permettere l'esecuzione di un più vasto repertorio e applicato la trasmissione elettrica. L'organo del coro, commissionato nel 1856, sempre all'organaro Cavaillé-Coll, venne collocato in chiesa 2 anni più tardi. Possiede 20 registri ripartiti su 2 tastiere e pedale, trasmissione meccanica. È rimasto intatto dall'origine, a parte l'ampliamento della pedaliera a 30 note. Durante i 16 anni della sua attività professionale, compose circa 160 brani, toccando tutti i generi. Fedele allo stile di Franck e ammiratore di Saint-Saëns,
presenta una tendenza all'estetica tipicamente post-romantica. La più nota composizione è sicuramente la Suite Gothique del 1895, la quale gode tuttora di favore sia da parte del pubblico che degli organisti, tanto che risulta essere un punto fermo del repertorio organistico. In particolar modo, il movimento conclusivo, la toccata, presenta un tema incisivo e drammatico in tono minore, dalla forte enfasi ritmica che lo ha reso molto popolare. Anche se epigono di uno stile tardivo, alcune sue pagine conservano ancora oggi un indiscusso vigore espressivo.